Mentre sto registrando video, recensioni doppie, che sai che registro sempre più video insieme, sono partita così a raggio. Comunque, benvenuto, bentornato sul mio canale YouTube. Ti dicevo, mentre sto registrando, ho chiesto su Instagram, se non mi segui, mi raccomando, seguimi, se avevate delle domande, se avevi delle domande. Ovviamente ci saranno altri video così, però in questo video rispondo a una delle vostre domande. Continuate a farmele su Instagram, su Facebook, sotto qui su YouTube, insomma, dove vuoi. L'importante è che mi dai supporto e noi ci vediamo dopo la sigla. Questione era: cosa ne pensi di brand tipo Gucci, Saint Laurent, Fendi, io ci metto Prada, Dior, Dolce & Gabbana, chi più ne ha più ne metta? Allora, approfittando di questo intro, ti dico di comprare sempre borse originali. Detto questo, partiamo da un concetto generale. Se tu sei nuova del canale, o se non mi segui, o se magari hai perso pezzi perché magari hai visto tre video e molti video non dico il lavoro che faccio, eccetera, cioè io nasco e sono di base un'imprenditrice al settore della pelletteria, più praticamente c'è una fabbrica di borse insieme a mio marito, con mia madre. Io nella fattispecie attualmente mi occupo di sviluppare altri progetti. Mia mamma e mio marito attualmente lavorano per alcuni brand del lusso ed è sempre stato così negli ultimi 25 anni. Precedentemente facevamo dei brand nostri, ma non mi voglio dilungare in questo, nella storia. Poi abbiamo avuto un periodo di crisi, siamo falliti, insomma ci siamo ripresi e abbiamo lavorato. Io allora non c'ero in azienda, c'erano i miei genitori, con diversi brand del lusso italiano, con più o meno storie interessanti e che magari approfondisco in altri video. Detto questo, faccio il terzista, quindi ho a che fare con tantissimi brand. Cosa penso di queste borse? Partiamo dal concetto che molti indicano i brand del lusso come se fossero dei carnefici. In realtà sappi che dietro all'indotto del lusso e quindi di tutti questi brand non c'è sempre sfruttamento, anzi molto spesso c'è un intero indotto che ci vive. La Toscana ne è un esempio, la Campania ne è un esempio, la Puglia ne è un esempio, le Marche ne sono un esempio. Negli anni sono successe più e più situazioni sgradevoli, perché ovviamente le aziende dei brand del lusso, stiamo parlando in generale, poi andrebbero approfondite tantissime sfaccettature, e ti invito a farmi le domande, perché così magari pezzi che mi sfuggono mi aiuti tu a focalizzarli. Le aziende sono fatte di persone, le persone che gestiscono il lavoro e quindi che decidono che io o un altro devono produrre quella determinata linea, non sempre sono state persone corrette, magari erano persone, come succede in altri ambiti, persone corrotte, persone che avevano interessi al di fuori, che magari avevano delle fabbriche loro di famiglia e quindi facevano gli ispettori per le firme, cercavano di girare il lavoro a tizio a caio, e quindi negli anni, complice una deficienza del settore che è quella di non unirci, non esiste un'associazione di categoria per i terzisti, quindi siamo tutte anime sole in un mondo di lupi e non è una cosa semplice. Questi scontri di categoria, per cui i terzisti, ognuno abbassava i prezzi per prendere il lavoro, quello faceva la cosa sleale all'altro, cose che succedono tutt'oggi, hanno portato negli anni a pensare che dietro ai brand, cioè il brand del lusso, è brutto e cattivo. In realtà c'è tutto un mondo che non viene raccontato. È ovvio che non tutti i brand sono etici, ma questo succede pure ai brand più economici, non è una questione di brand del lusso, non brand del lusso. Di base bisogna capire che tutti quelli che alimentano una catena produttiva sana sono da lodare, dal brand minore a quello maggiore. Minore intendo anche brand, come ti devo spiegare, come quelli là made in Italy, che possono essere Zanellato, che minore poi insomma, magari non fa i numeri di Prada, però è un brand di tutto rispetto, ma ce ne sono davvero tanti, Vale Extra, Serapia, una marea, davvero una marea, che sono quelli là insomma che mi vengono primi in mente, per dire. Ma ci sono i vari Giaquinto, Reb, ci sto parlando di brand un po' più, ancora più giù, ok, meno conosciuti, più di nicchia.
Da tutto questo calderone, cosa penso di quelle borse? Penso che sono borse che hanno un grande studio alle spalle, magari spesso sono rivisitazioni fatte di modelli storici per Fendi. Fendi sono anni che fa quella baguette classica, l'hanno reinventata in 8000 modi. Yves Saint Laurent sta risalendo in mille modi. Gucci, grazie ad Alessandro Michele, sta avendo un grande appeal verso tutto il mondo e quindi fortunatamente vendono tantissimo e quindi tanti terzisti lavorano e c'è tanto indotto sano. Prada, idem, è una delle aziende italiane che mantiene e detiene uno stile inconfondibile col suo saffiano e si reinventa mille volte. Poi ragazzi, cioè, è ovvio che il marcio c'è un po' dovunque. Sinceramente, se avessi soldi, e non ce l'ho in questo momento, non ce li ho perché ho usato, uso normalmente i soldi per fare altro e non ho ancora i soldi per potermi permettere le borse dei miei sogni, che sono la Lady Dior, una cartella di Prada, adesso c'è un secchiello di Prada che mi fa impazzire, non ho i soldi ancora per comprarmi, per dire, i modelli tipo la Zumi di Gucci, che io impazzisco, adesso l'hanno fatta a tre colori. Quindi è ovvio che ci sono delle borse che aspiro a comprare e magari poi quando raggiungo i 2000 euro, poiché magari non ho soldi proprio, preferisco investirli diversamente, ma questa è una scelta mia. Magari preferisco comprare una borsa di un artigiano che conosco perché lo sto supportando così, ma è una scelta mia. Magari un giorno avrò la possibilità di comprarmi le borse, quelle là, icona per me, e in più continuerò a comprare le icone, i miei miti, che sono gli artigiani, tutti quelli che combattono ogni giorno nel mercato legale, e cercare attraverso quello che sono i miei soldi di incentivare tutta un'economia sana. Questo è un po'. Quindi ripeto, cosa penso delle borse di brand come Gucci, che sono molto copiate, e che purtroppo il contraccolpo di questa cosa è che la contraffazione, l'ignoranza in questo senso, genera perdite per tanti e tanti brand. Quindi spero di aver risposto alla domanda. Se non l'ho fatto, mi raccomando, scrivimi qui sotto su Instagram, su YouTube, su Facebook, dove vuoi, e cerchiamo di approfondire un argomento che è enorme, ovviamente, e che non posso liquidare in pochi minuti, ma che affronteremo sotto altri aspetti. Io ti aspetto al prossimo video. Mi raccomando, continua a seguirmi, compra borse originali. Ciao da Ornella.